Nel gruppo dei farisei c'era un tale che si chiamava Nicodemo. Era uno dei capi ebrei. Egli venne a cercare Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro mandato da Dio, perché nessuno può fare i miracoli che fai tu se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: «Credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce nuovamente». Nicodemo gli disse: «Com'è possibile che un uomo nasca di nuovo quando è vecchio? Non può certo entrare una seconda volta nel ventre di sua madre e nascere». Gesù rispose: «Io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e spirito. Dalla carne nasce carne, dallo spirito nasce spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere in modo nuovo. Il vento soffia dove vuole. Uno lo sente, ma non può dire da dove viene né dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo disse: «Com'è possibile?» Gesù riprese: «Tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose. Ebbene, ascolta quello che ti dico. Noi parliamo di quello che sappiamo e siamo testimoni di quello che abbiamo visto. Ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non crederete quando parlo di queste cose terrene, come mi crederete se vi parlo di cose del cielo? Nessuno è mai stato in cielo, soltanto il Figlio dell'uomo. Egli infatti è venuto dal cielo. Nel deserto Mosè alzò su un palo il serpente di bronzo. Così dovrà essere innalzato anche il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.